Ma la rottura tra la CGIL e il PD è definitiva, è irreversibile o è un fatto che poi può trovare un compromesso su questioni diverse dal merito di questa manifestazione? Ma io spero che sia irreversibile. In Italia siamo abituati a vedere che nulla è irreversibile. Spero di sì, perché a me pare che Renzi non cambi di una virgola un indirizzo molto di destra, molto antioperaio, molto netto. E quindi spero di sì, perché altrimenti vorrebbe dire che la CGIL abbandona questa gente. Invece spero che da oggi venga proclamato lo sciopero generale e che si costruisca un fronte tra disoccupati, precari, lavoratori, pensionati, con al centro il lavoro, il reddito e lo sviluppo dello Stato sociale. È un'idea di uscita dalla crisi, c'è la forza per metterla assieme, c'è la possibilità, io auspico questo. Perché Renzi risponde: voi avete la mobilitazione ma noi abbiamo il 40%, e se sul piano elettorale non si realizza nulla che raccoglie questa spinta, come si fa? Ma che la destra italiana abbia il 40% non mi stupisce, il problema è se si costruisce un'opposizione popolare che inizia a intaccare quel consenso, perché Renzi ha un enorme consenso, perché senza le mobilitazioni c'è solo il teatrino della televisione e lui sta in televisione a colazione, pranzo e cena, racconta le sue balle in Mondovisione tutti i giorni. Quindi il riuscire a costruire una mobilitazione è la condizione perché la gente inizia a chiedersi: ma le cose che dice Renzi sono vere o sono false? E quindi io penso che Renzi è una tigre di carta, per dirla con il grande timoniere, cioè sta in piedi nella misura in cui la gente è passiva e davanti al televisore, nella misura in cui la gente inizia a muoversi, Renzi inizierà a ballare anche lui.